Oh, cosa succede, Ale? Figli di puttana, mi hanno hackerato il PC e mi hanno cancellato tutti i porno! Beh, sarà stato Elliot di Mr. Robot sicuramente, allora. Figlio di puttana! L'attore svedese Martin Wallström si è ispirato ad American Psycho per interpretare al meglio il ruolo di Tyler Wellick, ovvero uno scalatore sociale pronto a tutto pur di arrivare ai vertici. La fidanzata di Sam Esmail, Emmy Rossum, suggerì di provinare Rami Malek poiché era rimasta molto colpita dalla sua performance nella miniserie The Pacific. Uno dei motivi per cui Mr. Robot è così realistico è perché il produttore ha praticamente costretto tutto il cast, prima di iniziare le riprese, a seguire un workshop sui metodi di hacking. Il titolo di ogni episodio si conclude con la sigla di un formato file, in particolare... Altre volte i titoli vengono criptati usando lettere e numeri. L'attore Rami Malek ha anche dovuto seguire un corso di datilografia in modo da essere il più veloce possibile a scrivere sulla tastiera. Durante un'intervista, Rami Malek ha spiegato che secondo lui coprire l'obiettivo della webcam con del nastro quando non la si usa è fondamentale. Anche il suo personaggio Elliot nella serie lo fa. Ogni esterno di Mr. Robot è reale, infatti i creatori si sono rifiutati di utilizzare il green screen. Rami Malek è un amante dei cani, per questo motivo... Per questo motivo si è affezionato al cane presente nell'episodio pilota di Mr. Robot. Una volta finite le riprese, ha deciso di portarlo con sé per prendersene cura. Non solo gli esterni, anche ogni tipo di schermo presente in ogni episodio è reale. Infatti non è stato aggiunto nessun tipo di effetto speciale in post-produzione. Infatti tutti i dati che appaiono su di essi sono stati creati prima dell'inizio delle riprese. Per caratterizzare il proprio ruolo, Rami è stato influenzato da Travis Bickle, il personaggio interpretato da Robert De Niro in Taxi Driver, in quanto pure lui è un uomo solitario che vive a New York. Quante cose in comune? Quante cose in comune? Il logo di Mr. Robot utilizza lo stesso font del logo della Sega. Data l'ambiguità del personaggio di Mr. Robot, interpretato da Christian Slater, a tutto il cast è stato indicato di non guardare mai verso di lui, nelle scene in cui Slater e Malek recitano insieme. Questo serve a dare l'impressione che il personaggio sia del tutto assente dalle scene, perché come tutti sappiamo... Come al solito vi ricordiamo di cliccare... questa volta mi piace per Mr. Savaro. Di condividere il video se anche voi avete apprezzato Mr. Savaro, che lo ringraziamo ancora per aver partecipato a questo video con noi. E se anche voi avete visto la serie di Mr. Robot e vi è piaciuta o qualsiasi roba, potete scrivere un commento qui sotto o sul canale di Mr. Savaro. Niente. Beh, se lo faremo tornare, mi sa. Cosa? Mr. Savaro, ok? Un saluto a tutti. Ciao e divertitevi.